Recensione di Parlour Games per Sega Master System, che in Giappone si chiamava Family Games. La cartuccia si presenta come una collezione di tre giochi, biliardo, freccette e World Bingo. Il biliardo permette una scelta fra quattro modalità di gioco, Basic Game, 9 Ball, 5 Ball e Rotation, ed è possibile giocare da 1 a 4 giocatori oppure contro il computer, tranne 5 Balls, che può essere giocato soltanto in due o contro il computer. Nel Basic Game si sceglie dapprima il numero di punti necessario per vincere e poi l'unica altra cosa richiesta è mandare le palle in buca. In 9 Ball si sceglie quante partite fare e poi, durante il gioco, è fondamentale mettere in buca la palla 9 per ultima. In 5 Ball, che è quello che si può giocare soltanto in due o contro il computer, dopo aver scelto il numero di partite, ogni giocatore ha metà palline. Infatti si formano due gruppi di palline, low side dalla 1 alla 4 e high side dalla 6 alla 9, e ogni giocatore deve mandare in buca soltanto le sue. Un giocatore avrà low side e l'altro high side. Infine abbiamo Rotation, in cui, dopo aver scelto il numero di punti necessario per la vittoria, il giocatore deve mandare in buca le palline in ordine. Vedete che le palline hanno il numero, quindi la prima pallina da buttare in buca sarà la 1, poi la 2, poi la 3, eccetera, eccetera. I controlli prevedono di poter scegliere in che direzione tirare la pallina. Vedete, io posso girare in senso orario o antiorario e scegliere la direzione. Dopodiché si può anche allungare o accorciare quella linea. Onestamente, giocando, mi è sembrato che questa azione non producesse nessun cambiamento sul tiro. Forse è utile per avere un'anticipazione sulla traiettoria. Poi si può scegliere dove colpire la pallina con quella croce che si sta muovendo sulla pallina in alto. E infine la potenza: più è lontana la stecca, più sarà potente il tiro. Anche le freccette hanno quattro modalità: 301, 501, Round the Clock e Double Down. In 301 si parte con 301 punti, vince il primo giocatore che arriva a 0. Attenzione però, se verso la fine abbiamo per esempio 10 punti e col tiro ne facciamo 20, non è che abbiamo vinto, ma il tiro viene annullato. Dopo aver scelto se giocare da 1 a 4 giocatori o contro il computer, bisogna scegliere Open In Open Out, oppure Open In Double Out o Double In Double Out. In Open In e Open Out non importa dove arriva la prima e l'ultima freccetta, basta non saltare. In Open In Double Out la prima freccia può arrivare dovunque, ma il gioco finisce soltanto quando colpisce l'anello doppio. E nell'ultima opzione, la prima e l'ultima freccetta devono colpire gli anelli doppi. Poi stavo per dimenticarmi che bisogna anche scegliere il peso delle freccette. Ci sono tre pesi diversi. 501 è come 301, ma i punti sono 501. In Round the Clock lo scopo è colpire le aree contrassegnate dai numeri dall'1 al 10 in ordine crescente. Questo è piuttosto difficile, eh? Anche in Double Down lo scopo è colpire una serie di aree numerate in ordine, però poi ci sono tantissime altre regole. Non ve le dirò tutte perché è molto complesso, ve ne dico soltanto qualcuna. Si comincia il gioco con 40 punti e si ottengono altri punti per ogni numero colpito. Si perde metà dei punti se non si colpisce il numero designato durante il proprio turno, e ce ne sono tante altre. Per lanciare le freccette, prima ci si sposta a destra o a sinistra per scegliere una posizione di tiro. Dopodiché si deve tenere premuto il tasto 2 e una barra di energia rossa, la vediamo adesso, sale e scende. In alto è il massimo della potenza, in basso è il minimo. Quando rilasciamo il tasto 2, una freccettina sopra la testa del giocatore si sposta verso sinistra. Quella serve per selezionare l'altezza del lancio e per farlo bisogna ripremere il tasto 2. È un tipo di controllo che ha bisogno di pratica per essere sfruttato al meglio. World Bingo: qui all'inizio si possono scegliere soltanto il numero dei giocatori e il numero delle partite. Non si può giocare contro il computer.
adesso qui mi scuso come ho fatto nel long play, ma io questo gioco proprio non lo capisco. Mi limiterò a leggervi qualcosa del libretto di istruzioni. Si comincia il gioco con $100, si può scommettere qualsiasi cifra da 1 a $100. Più grossa la puntata, maggiore la vincita. E dopo aver puntato si passa ad una sorta di slot machine piccolina. Il bingo mondiale combina l'azione della slot machine con il bingo. Molto bene, abbiamo finito le informazioni di carattere generale. Non volevo che questa recensione sembrasse un libretto di istruzioni, ma desideravo comunque illustrarvi quante modalità di gioco sono presenti. Analizziamo ora la grafica. Beh, ragazzi, questo non è un videogioco realizzato per mostrare le capacità tecniche della console. La grafica è piacevole, si presenta pulita, ogni suo elemento fondamentale è distinguibile. Sono presenti anche delle immagini carine alla fine di ogni gioco ed anche i menu sono chiari e leggibili. Io avrei preferito almeno vedere la rotazione delle palline, che invece si muovono ma non roteano, ma nel complesso io mi ritengo soddisfatto della grafica. Mi ritengo soddisfatto anche dalla parte audio, con una musica rilassante per il biliardo, una molto più allegra per il bingo e una piacevole, anche se ripetitiva, per il gioco delle freccette. Il gioco, visto che è uscito anche in Giappone, prevede la possibilità di ascoltare l'audio FM. Adesso io inserisco qui in recensione un breve tratto della schermata del titolo e del biliardo, prima con audio PSG e poi con audio FM. Cosa ne dite? Meglio FM? Sì, sono d'accordo, però secondo me l'audio è buono in entrambe le versioni. Ora, prima di passare alla giocabilità, vi mostro la versione giapponese, che ha alcune differenze. Le ragazze hanno delle orecchie, credo, da coniglietta, e poi la schermata del titolo riporta Party Games. È una cosa molto strana. Sia Sega Retro che SM Spower riportano il nome Family Games e anche la ROM si chiama Family Games, però sulla schermata del titolo c'è scritto Party Games. Misteri del Sega Master System. Possiamo ora parlare della giocabilità. Prima di fare una recensione, sapete che io mi informo, leggo recensioni su altri siti, guardo altri video e ho notato che generalmente il parere rispetto a Parlor Games è negativo. Ho visto anche voti come 20 su 100. In media possiamo dire che la votazione è intorno al 45 su 100. Qualcuno gli ha dato 70, ma pochissimi. E ragazzi, io ho voluto informarvi per correttezza. Adesso però voglio darvi il mio parere. Per me Parlor Games è bellissimo. A parte il gioco del bingo, che non capisco, io non mi piace, non capisco, non riesco a giocarci, gli altri due mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto il biliardo, anche perché
a me piace giocare a biliardo anche veramente, cioè non con il Sega Master System, proprio andare a giocare a biliardo. Non è una simulazione, ma il gioco a me è piaciuto tantissimo, è divertente. La riproduzione del gioco, anche se non è una simulazione, è piuttosto fedele. Poi dobbiamo anche considerare che stiamo utilizzando un Sega Master System, non abbiamo una PlayStation 5. Per me è stato fatto un ottimo lavoro. Il gioco delle freccette inizialmente non mi è piaciuto, però se si ha la pazienza di fare esperienza col sistema di controllo diventa bello anche quello. Sicuramente potevano inventarsi un sistema di controllo diverso, effettivamente non è il massimo, però ripeto, dopo aver giocato un bel po' mi è piaciuto. E bingo, vabbè, bingo, World Bingo, per me è come se non ci fosse. È chiaro che questo è un videogioco che inizialmente può avere un senso anche giocarlo da soli, ma poi è un gioco che dà il meglio di sé giocato con almeno un altro amico, e anche la longevità è praticamente infinita. Cioè, questo è un gioco che, vabbè, io ancora adesso lo giocherei con un amico o anche con più amici, perché si può giocare fino in 4, eh? Una delle critiche che ho letto con più insistenza a questo videogioco è la seguente: ma insomma, sono tre giochi che presi da soli non avrebbero nessun senso. Il bingo a molti non è piaciuto, il gioco delle freccette nemmeno, perché si sostiene che abbia un sistema di controllo orribile. Su questo sono parzialmente d'accordo. È vero, il sistema di controllo è migliorabile, ma se si ha la voglia e la pazienza di impararlo bene, funziona. Funziona bene. E invece il biliardo, quello di solito piace. Dunque, io sulla critica che sono tre giochi che da soli non avrebbero senso, cioè secondo me è la critica che non ha senso. Allora potremmo dire la stessa cosa anche per California Game o Olympic Gold. Cioè, prendiamo Olympic Gold per esempio, il gioco del 100 metri di corsa. Se ci fosse solo quello, il gioco non avrebbe senso. Ho capito, ma è una cartuccia con tre giochi e va valutata come cartuccia con tre giochi, non è un gioco solo. E tra l'altro, secondo i miei gusti, anche se ci fosse stato solo il biliardo, era già un gioco bellissimo. Proviamo semplicemente a pensarlo su una Sega Card. Il gioco del biliardo su una Sega Card per me avrebbe avuto assolutamente senso. Quindi, come ormai avrete capito, la mia votazione finale sarà più alta della media delle votazioni che potete trovare in rete e altrove. Ci tengo a specificarlo perché, insomma, prima di un eventuale acquisto, informatevi, non guardate soltanto la mia recensione, proprio perché il mio parere è piuttosto divergente dagli altri. A me però è piaciuto, quindi il mio parere è questo. Un gioco veramente bello, soprattutto per il biliardo e anche perché si può giocare fino a 4 giocatori, e quindi è un gioco dalla longevità infinita. Mi sono piaciute anche le freccette, il bingo no, ma tanto non ci gioco e io sono contento.